Gianni Colaccione, ultima giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Roma. Siamo in compagnia di Giulia Simi. Giulia Simi, che è stata in passato presidente del Comitato Nazionale, e poi è stata sostituita per questa volta per quest'anno, in pratica, perché è stato nominato il nuovo presidente, che è Michele Capano. E Giulia, insomma, c'è stata una certa effervescenza, forse c'è chi se ne aspettava di più, chi è rimasto un po' deluso, abbiamo sentito un pochino. Tu che ne pensi? Cioè, sinceramente forse me l'aspettavo di più, anch'io, maggiore effervescenza, maggiore contrasto. Forse ha prevalso l'idea di tentare di salvare in qualche modo la baracca, perché credo che sia un momento molto difficile. E quindi in certo senso l'idea di tentare, sì, da una parte di fare delle critiche e dall'altra, nel limite del possibile, essere propositivi. Il limite del possibile, secondo me, gira e rigira è anche la questione finanziaria della baracca, che è una abbastanza disastrata, e secondo me sarà ancora più disastrata. Quindi la nostra capacità di essere con i nostri temi propositivi, forse anche rinnovandoli, e vedere di tentare anche di rinnovare un pochino, cioè avere non solo risorse finanziarie, perché non è solo questo, forse mancano anche un po' le risorse umane e l'entusiasmo e l'idealità di un tempo. Io, per quanto mi riguarda, come ho detto, non mi sono ritrovata nei discorsi di questi giorni, per tanti, cioè partitino contro il grande partito radicale transnazionale, radical chic, radicali brava gente, cioè non mi ritrovo in questo. Io mi sono sempre sentita radicale. È vero che mi sono avvicinata ai radicali per il partito radicale transnazionale non violento, puntini puntini, eccetera eccetera. Mi sono avvicinata a questo perché ho sempre pensato che tutti i problemi, tutte le questioni, e sempre di più l'economia, la finanza, ma gli stessi diritti civili, la ricerca, la democrazia, la legalità, no, devono essere battaglie sia a livello transnazionale, ma devono essere anche battaglie, secondo me, è importante affrontarle a livello transnazionale, però contemporaneamente hanno bisogno anche del livello nazionale. E per questo che io non trovo, cioè sento questa contrapposizione a volte sotterranea, a volte poco chiara, tra il Partito Radicale e i Radicali Italiani. Secondo me, cioè, poi i Radicali Italiani un domani si può trasformare nella componente del Partito Radicale Transnazionale Italiano, non lo so, però io credo che, cioè quello che penso, che il Partito Radicale Transnazionale, ora come ora, ha bisogno dei Radicali Italiani, e i Radicali Italiani hanno bisogno del Partito Radicale Transnazionale. Ci deve essere una sinergia tra queste due cose, e nel contempo devo riconoscere che è vero che ci sono state delle battaglie, la pena di morte, le mutilazioni genitali femminili, tutto quello che vuoi, che fanno parte delle battaglie del Partito Radicale Transnazionale. Però l'unico luogo, almeno per il momento, per i radicali e per Giulia Simi, per dire le sue banalità o non banalità, sono i Radicali Italiani. C'è un congresso, c'è un comitato, periodicamente c'è una direzione, cosa che io questo ancora nel Partito Radicale Transnazionale non sento, e non mi sembra ci sia. E anche magari in altre componenti di questo Partito Radicale Transnazionale non ci stanno congressi, insomma, la lista Pannella non sappiamo neanche come si scrive. Esatto, esatto, non si sa come si scrive. Però io credo che il Partito Radicale Transnazionale, dal punto di vista, cioè potarsi nelle sue battaglie, perché ogni tanto poi mi arriva notizia, mutilazioni genitali femminili, Iraq libero, Iraq non libero, mi arrivano queste notizie, però mi arrivano, non c'è un luogo di dibattito. E poi probabilmente
l'idea del segretario del Transnazionale è stata bellissima, ma per tanti motivi non si è realizzata in quello che si voleva. Il Consiglio Generale del Partito Nazionale credo che si dovrebbe riunire. Nessuno, cioè io non mi sembra, o almeno non ho sentito voce. Ed è questo, ed è in questo senso qui che i radicali italiani possono dare una mano al Partito Radicale Transnazionale. È chiaro che la sfida nostra come radicali non è costruire, cioè è sempre stato il Partito Radicale Transnazionale, però bisogna lavorarci ancora tanto, perché è ben lontano, è molto ben lontano da quello che si voleva e che avevamo in mente, o a quello che era per me il mio sogno. Speriamo insomma che si realizzino queste cose. Sono state molte le tematiche trattate, ci sono stati radicali storici, c'è stato per esempio Nicolino Tosoni che ci ha annunciato che si sposerà, e quindi c'è un pochino questa cosa della tematica del matrimonio gay, che sappiamo che non è tanto, in qualche modo Pannella non è molto affascinato da questa idea. Ecco, volevamo chiederti, questa è una velina che ci è arrivata da, in qualche modo, dalla redazione, è una richiesta, e volevamo sapere tu che ne pensavi. Cosa penso? Allora, io non c'è domanda di riserva. No, lo so che non ho domanda di riserva su questo, perché devo essere sincera, provocando le reazioni negative di alcuni miei amici. Io, cioè, capisco molto bene quello che dice Pannella, e quindi nel senso lo capisco, nel senso che, e spero che riesci anche te a aiutarmi nel spiegarmi con le domande, nel senso che il matrimonio, cioè, non mi verrebbe, cioè la trovo un'istituzione, non, cioè, antica, la trovo un'istituzione antica e superata. Dopodiché mi si dice, giustamente, mi si dice, e su questo posso dare ragione, la trovo un'istituzione antica e superata, e dico, e dire, vabbè, uno si aspetterebbe, dice, vabbè, io supero questa istituzione, non mi importa un cavolo, cioè la possibilità di avere un matrimonio, però voglio essere che siano riconosciuti tutti i miei diritti, tutto, eccetera, eccetera. Dopodiché capisco che c'è la questione della scelta. Uno dice, beh, la società è organizzata in questo modo, per quale motivo, finché è organizzata così, a me non deve essere dato il diritto di volermi sposare. E quindi non voglio essere ambigua, ma spero di dirti, di farti capire quello che penso. Cioè, praticamente ci sono due istanze, l'una contro, diciamo, in qualche istituzione, il matrimonio in, esatto, sé. Vedrei anche quasi da parte di queste, cioè, un salto in più, dire, noi vogliamo combattere questo tipo di istituzione. Riteniamo che questo tipo di istituzione sia superata, come sia superato il concetto della famiglia, e cioè che sia invece al centro l'individuo e la persona. Questo. Poi ti faccio un esempio per farti capire una cosa. Io, per esempio, ho fatto la battaglia sulla legge sulla fecondazione assistita, ho fatto una dura battaglia su questo al tempo del referendum. In particolare mi interessava la libertà di ricerca scientifica. Io devo essere sincera, ho fatto anche proprio per la fecondazione assistita. Io dicevo tra me e me, mai mi sarebbe mai pensato veramente di ricorrere alla fecondazione assistita. Però, ritornando al discorso che a volte sento e giustamente, dicevo, vabbè, è vero, preferirei 100.000 volte, cosa che per me è impossibile, ora come ora, anche prima, adottare un bambino, che trovarmi a fare tutta una cura medica del cavolo, che c'è proprio un... Però ci sono persone che hanno questa esigenza, hanno questo istinto, tra virgolette, materno, che io non ho, e quindi, giustamente, va bene,
devono essere queste persone a scegliere. Ecco, semmai, ecco, l'unica cosa, ritornando a quello, ecco, mi aspetterei che forse accanto alla richiesta al limite del matrimonio, per dire che questa società come organizzata vogliamo essere pari, avere gli stessi diritti, accanto a questo vorrei, mi piacerebbe che fosse anche rimesso in discussione tutto: il matrimonio, la famiglia, le istituzioni, eccetera, eccetera. Ecco, il concetto della famiglia, dei figli, eccetera, eccetera. Perché, per dire, a volte no, si tende a privilegiare, soprattutto da destra, ma anche da sinistra, la famiglia, i figli, eccetera, eccetera, e la persona che invece vive singola, no? Ma, tra virgolette, avere un figlio non è anche una grande forma di egoismo in questa società? Beh sì, questi cazzo, ma anche lì sono anche delle scelte che si fanno. Comunque penso che già il matrimonio gay di omosessuale, diciamo, adesso in generale, è un modo per rimettere in discussione dei valori familiari tradizionali e antichi, insomma, sì, già di per sé stesso. Sì, sono d'accordo su questo, sono d'accordo. Non so se sono riuscita a essere chiara nella mia impostazione, ecco, cioè. Io questo concetto del familismo, della famiglia, ecco, dove ciascuno si chiude nel suo piccolo nucleo, è qualcosa che fa parte un po' del mio DNA. Mi ci sono sempre un po' ribellata, ecco, di questo buonismo, pervenismo, eccetera, eccetera. Per dire, ora qui non c'entra niente, poi taglia pure lì. Taglia. Io mi ricordo che una volta ero all'ospedale, no? Stavo accanto a una persona che amavo molto in quel periodo. E mi ricordo in quel periodo lì c'era un, ma qui ora sto uscendo un po' fuori dai binari, c'era un bambino che doveva fare un'operazione e nel contempo c'era una persona molto anziana che eravamo alcolistica, del reparto di alcolistica, che probabilmente avrebbe perso la vista e che non avrebbe avuto la possibilità di, cioè lui era una persona indipendente, quindi questo gli avrebbe, ed era solo, creato grossi problemi. Allora io ero rimasta, tutti lì, no, erano tutti dietro a questo bambino, eccetera, eccetera, e nessuno si preoccupava di questa persona anziana, che a volte una persona anziana dopo tanta esperienza ha anche tanta sofferenza e vive con più forza le emozioni di questa persona che avrebbe perso la vista e che probabilmente non sapeva come. Avrebbe non solo perso la vista, ma avrebbe perso la sua indipendenza. Scusa. No, ci mancherebbe. Grazie a te, Giulia. Grazie a te e a presto, arrivederci. E comunque sia, appuntamento su Libri.tv. Grazie.